Scorrono sul maxi schermo le immagini dell'impegno, del talento riconosciuto, dei traguardi tagliati, delle emergenze raccolte e tradotte in azioni concrete. I Lions Club celebrano la loro giornata con una serie di iniziative caratterizzate dall'incontro e dalla condivisione, dall'ascolto e dalla prevenzione, dal desiderio di ritrovare contatto, sguardo e affiatamento. La nostra è un'associazione che conta più di 1.400.000 persone in tutto il mondo. È presente in più di 200 paesi, più di quanti sono rappresentati all'ONU, pensate. Si comincia da Varese, ai giardini e in una piazza Montegrappa animata e variopinta, con gli stand di alcune delle associazioni più attive nell'ambito sociale e coi colori di chi dà un senso alla parola servizio: l'azzurro della Polizia di Stato, il rosso-bianco della CRI e appunto il giallo-blu dei Lions. Siamo vicini anche a tutte le altre associazioni di volontariato di Varese, infatti le abbiamo invitate tutte e tutte quante collaborano con noi per la realizzazione di questi progetti. Tra le cifre della giornata, gli screening, le visite, gli esami gratuiti. Screening per il diabete, l'ipertensione, le visite odontostomatologiche che ci consentono di proporre ai soggetti che sono a rischio eventuali esami suppletivi per approfondire eventuali patologie. Stesso entusiasmo alla Veno Mombello, in un lungo lago tinteggiato a dovere, introdotto dal vice sindaco Mario Iodice e rallegrato dalla musica. Anche qui attivisti, soci e infaticabili organizzatori riaffermano la centralità di un impegno che in questi anni vive una serie di sfide che hanno ben pochi precedenti tra pandemia e guerra. Dove c'è bisogno, lì c'è un Lions e noi siamo sempre attenti ai bisogni della comunità. Clotilde, va anche sottolineato che questa epoca è molto difficile, dopo la pandemia è arrivata una guerra e anche in questo senso si avverte l'utilità di un servizio come il vostro. Sì, mai come in questo momento il servizio Lions è indispensabile. Tutti noi ci siamo dati da fare per poter aiutare, sia col nostro contributo anche fattivo, con abbigliamenti economici e anche con la presenza dei Lions in loco in Polonia per cercare di aiutare questa gente che ne ha bisogno. Si trova in un momento di difficoltà a difendere la libertà e i diritti umani e noi non possiamo che confortare e condividere questi principi. I Lions sono presenti anche in questo caso. E se è vero che i Lions International trovano negli Stati Uniti la propria origine, è altrettanto vero che qui, nel cuore di una italianità generosa e pragmatica, la parola service esalta e sublima un'identità carica di passione.